The most valuable part of the shark is the fin, which is exported to the Asian market and used for shark fin soup. And too often in the past, the practice of shark finning has been maintained. That's cutting off the fin, throwing the shark back in the water where it just bleeds to death or starves to death. It's very cruel. We wanted to put a stop to it. And we thought we did that as in the European Parliament some 7 or 8 years ago when we prohibited shark finning. But we left loopholes. We allowed the shark and the fins to be landed in different ports at different times. So very hard to keep track on whether shark finning was still taking place or not. Finalmente oggi il Parlamento europeo ha messo la parola fine al finning, ovvero tagliare le pinne degli squali a bordo dei pescherecci per ributtare in mare le carcasse. Era una pratica barbara che era già stata vietata dal 2003, ma finalmente oggi abbiamo cancellato anche le deroghe che consentivano con dei permessi speciali a molti pescherecci, in particolare portoghesi e spagnoli, di continuare a compiere questo atto che è il finning. Da adesso in poi gli squali dovranno essere sbarcati con le pinne attaccate al corpo. È una risoluzione legislativa molto importante perché comunque andrà a tutelare anche gli squali, in particolare lo squalo maco e la verdesca, che sono degli squali che sono molto oggetto di pesca e quindi sottoposti a un grande prelievo. E con questo provvedimento sicuramente noi contribuiremo a salvaguardare anche gli stock ittici di queste importanti specie molto utili per l'ecosistema marino.